ci teneva una precisazione veloce, so bene che è difficile e che al momento c'è uno sgancio tra le cose che abbiamo detto fino alla relazione precedente a quella di Simone e le cose teoriche che Simone ci ha provato a farci riflettere. Però fa parte del credito che vi chiedo ancora, perché molte delle cose che sembrano complesse, quando le faremo, vedrete che poi tanto complesse non lo sono, non noterete voi stesso. E per cui io vi chiedo ancora, abbiate ancora pazienza, resistete. Allora, come fatto di prima di introdurre Massimo Rinaldi, volevo ringraziare due persone che ci onorano della loro presenza e dell'affetto personale, ma anche alla società, perché abbiamo tra noi presenti il maestro Mario Fasciano, un musicista conosciuto a livello internazionale per le sue collaborazioni con i Genesis, con i Platters, e poi abbiamo tra noi Charlie dei Platters, proprio che ci ha voluto onorare della sua presenza, e io di questo mi sono grato. Tra l'altro il maestro ci ha Fasciano, e voglio sperare anche Charlie, probabilmente ci allieteranno, visto che abbiamo un pianoforte, forse qualche nota ci allieteranno un attimino con qualche nota. Allora io poi introduco Massimo Rinaldi, che ecco, comincerò un attimo a dare degli input pratici. Massimo Rinaldi è entrato nel gruppo nel 2009, fa parte dei soci fondatori della Società Internazionale di Semiotica Biofisica. Lui si è presentato un po' da solo, ma con molta umiltà, e invece è molto di più di quello che dice di se stesso, perché è uno che ha fatto prima la gavetta ufficiale come medico ospedaliero chirurgo oncologo ai massimi livelli, che ha lavorato nei centri di riferimento nazionale, lui non lo dice, ha pubblicato sulle riviste più importanti nel campo oncologico, e poi si è un attimino stufato dei livelli che riusciva a toccare con l'approccio tradizionale, ha cominciato a studiare la medicina tradizionale cinese, non dice che è uno dei più grossi agopuntori europei, è stato a Sydney pochi giorni fa e gli è stato dato il riconoscimento che meritava a livello internazionale. Quindi ho il piacere proprio di presentarlo per un lungo affetto, ma perché gli ho visto fare delle cose che sono che solo gli uomini di scienza sanno fare. Quindi ho il piacere, introduco Massimo. Grazie. Prima di tutto ringrazio Sergio, ovviamente, ringrazio voi che siete qui. Mario mi fa sempre commuovere perché dice delle cose che forse non vede, però ti ringrazio di cuore, lo sai. Ha detto una cosa saggia, io sono un curioso incredibile, perché credo soltanto che utilizzando il nostro cervello, infilandosi, come diceva la mia diapositiva quando faccio lezione, negli abissi della natura, come un bambino, andiamo a vedere quello che c'è. Ma dobbiamo essere aperti, dobbiamo eliminare le nostre credenze. Se noi abbiamo sempre le stesse credenze non faremo mai un passo avanti. Dobbiamo provare a creare o a trovare un po' di spazio ancora nella nostra mente, forse così riusciamo a capire o a vedere o a percepire altre cose. Vi assicuro che non è stato facile affrontare anche lo studio della semiotica biofisica quantistica, perché ci vuole tanta tecnica, tanta passione. All'inizio i risultati sembrano, dice, oddio, sì o no, è sicuro o no, da soli, chiusi in uno studio, senza confrontarsi, è difficile, si rimane confusi. L'importante è non perdere mai la fiducia, piano piano si va avanti e poi ci si confronta. Dice, forse sì, forse no, aspetta, sentiamo insieme. Però dobbiamo andare avanti. Si parlava di una cosa molto interessante, molto carina, che era questo entanglement. Che diavolo è questo entanglement? Cioè, si sente questa cosa, l'entanglement. Allora, se mi consentite, ho trovato un filmato nel mio computer che mi serve per spiegare che cos'è questo entanglement. Cioè, una cosa velocissima, così forse si può capire quello che, mentre lui lo cerca, cerchiamo di capire che cos'è questo entanglement. Noi siamo tutti uniti,
là siamo tutti dallo stesso posto. E se siamo tutti quanti uniti, quello che noi percepiamo lo spazio praticamente non esiste, perché c'è un collegamento tra tutti. Pensate un attimo una cosa, una banale cosa. Ora si parla del segno di continuo, quante volte Mario ha fatto un elettrocardiogramma? Ma se abbiamo fatto un elettrocardiogramma vuol dire che c'è questa macchina che registra la nostra attività elettrica del cuore, è quello che facciamo. Ma noi sappiamo dalla matematica e dalla fisica se c'è un campo elettrico c'è un campo magnetico, cioè fuori discussione. Hanno misurato il campo magnetico dell'essere umano, il campo magnetico del cuore arriva a 400 metri di distanza da noi, cioè noi siamo tutti in relazione. In questo momento, perfetto, grazie. Due oggetti o due elettroni creati contemporaneamente sono in empatia tra loro, invia uno dall'altro lato dell'universo, poi uno di loro fa qualcosa di nuovo e l'altro risponde istantaneamente. Allora o l'informazione viaggia infinitamente rapida oppure in realtà sono ancora connessi tra di loro. Sono ingarbugliati, sono entrambi, così come era tutto collegato al momento del Big Bang. Ciò significa che tutto si sta ancora toccando. Lo spazio è solo l'artificio che ci dà l'illusione che le cose sono distanti tra loro. Non siamo andati già troppo. Allora, e questo, noi siamo sempre collegati, ma voi immaginate, io faccio degli studi particolari, grazie. Degli studi particolari perché noi nasciamo, ma nasciamo dall'ombelico. Nell'ombelico noi abbiamo il top del top dell'energia. Ma voi sapete che nel nostro sviluppo noi produciamo tre fogliette embrionali: ectoderma, mesoderma e endoderma. Ma se vi ricordate, dall'ectoderma si forma pelle e sistema nervoso. Per cui basta che tocco la pelle e lavoro direttamente nel cervello. Ma è tutto simultaneamente, perciò funziona l'agopuntura. Io mi diverto a studiare queste cose, a cercare di capire perché funziona. Ecco la cosa importante del riflesso, come dicevano loro, pressione intensa. Non cerco tante informazioni, ne voglio una, c'è o non c'è, il riflesso c'è o non c'è. Ed è fondamentale quello che diceva Mario, di stare sempre molto vicini alla curva una volta che l'abbiamo delimitata. Io comunque devo fare tutta la relazione bella, precisa, se sono poco chiaro mi scuso e mi fermerete. Allora, questo dovremmo andare avanti. Ok. Questa è una foto che ho trovato e volevo farvi vedere. Perché questo personaggio, secondo me, è stato un genio, anche se pazzoide, però molte cose le ha dette. Ma perché era pazzoide? Perché usciva fuori dai confini comuni. Se noi manteniamo sempre le stesse idee, non cambieremo mai. Dobbiamo andare oltre, se andiamo oltre riusciremo forse a capire qualcosa. Questa non è filosofia, questa è fisica. Potete discutere da oggi a domani, questa è fisica. E le nostre ricerche stanno sempre più andando avanti. E più andiamo avanti, più andiamo in crisi, perché vanno in crisi tutti i nostri postulati. Cambia assolutamente tutto, dobbiamo essere assolutamente flessibili. Dicono i miei amici monaci taoisti, non devi essere rigido come la quercia. Se sei rigido come la quercia, arriva la tempesta, devi essere flessibile come il bambù. E più sei flessibile, arriva la tempesta, ti fletti e poi ritorni. Anche noi dobbiamo avere un cervello flessibile. E vi assicuro che la semiotica più fisica quantistica ti fa proprio frullare il cervello, perché dovete essere molto flessibili per andare. Grazie. Parliamo del riflesso di Cotti. Praticamente che cosa deve succedere? Che il paziente deve essere disteso in posizione supina, rilassato. Non potete avere un paziente agitato, teso, dove la sua frequenza aumenta. Dobbiamo cercare di rendere il sistema abbastanza stabile. Occhi aperti. Questo è fondamentale perché si deve ridurre la secrezione di melatonina. Ma la cosa più importante di questa diapositiva è paziente fisicamente e psichicamente rilassato. In genere i pazienti che vengono al nostro studio sono tutti agitati, anche perché se vengono hanno qualche problema e vorrebbero subito risolvere. Quindi la nostra tecnica è nel cercare di tranquillizzarli, perché non succede niente assolutamente, loro sono terrorizzati dal responso, quindi proviamo a calmarli, proviamo a farli respirare e poi distesi sulle tine.
dobbiamo delimitare questo pezzo della grande curva. Ovviamente andiamo a cercare l'antro, non ci conviene. Andiamo a cercare la regione più ampia. Ma questo ogni paziente è diverso, perciò non possiamo avere un punto preciso. Dobbiamo andarselo a cercare, perché quel paziente ha lo stomaco come me allungato, quell'altro ce l'ha di trasverso. Dobbiamo andarlo a sentire. E questa è la prima cosa che impareremo a fare subito stasera. Andiamo a cercare assolutamente questa zona. Il paziente aiuta il medico tenendo il fonendoscopio. È fondamentale. Perché è fondamentale questa parola, aiuta il medico? Perché il paziente è il principale attore della sua vita. È la sua vita, non la nostra. Noi dobbiamo renderlo partecipe di quello che sta succedendo. In genere i pazienti che vengono nei nostri studi, o in genere comunemente, sono soggetti passivi. A volte vengono delle persone da me e mi dicono: sa, il professore mi ha detto, guardava le lastre e poi decideva. Il professore decideva, guarda il limite, decide. Perché noi demandiamo, i pazienti sono così terrorizzati quando si tratta della loro salute, che demandano la loro salute agli altri. Sono loro responsabili della salute, della propria salute. Anche perché molto spesso le loro, tra virgolette, malattie se le procurano, perché gli servono. Il sistema ha trovato in quel momento la migliore condizione per superare dei problemi manifestando dei sintomi. Noi dobbiamo fargli capire al paziente che è possibile modificare tutto questo, ma abbiamo bisogno del suo aiuto, lui deve collaborare, non siamo noi che gli diamo la pasticchina. Sergio diceva una cosa interessante prima: il paziente possiamo modificargli la costituzione, ma non glielo modifico con una pasticca, gliela modifico cambiando il suo stile di vita, ma se lui lo vuol fare, è lui responsabile. Io posso dirgli: ascolta, il sistema funziona con due energie. Perché Sergio prima parlava, come Simone parlava prima, dei vasi che cambiano, di questa acidosi che si crea. Ormai abbiamo visto che il tumore si forma soltanto in presenza di acidosi. Se non c'è acido, non c'è tumore, non ci sono alternative. Ora che cosa succede? Che se quel paziente continua a mangiare una bistecca al giorno, produrrà un'acidosi clamorosa. Se non ha il terreno, probabilmente non gli verrà il tumore. Ma se ha il terreno, è sicuro che gli viene. Allora, nel momento in cui io ho capito che lui ha una tendenza, un terreno alla costituzione diabetica, alla costituzione oncologica, eccetera, basta che gli dico: ascolta, devi cambiare queste cose. Il nostro sistema funziona su due cose: ossigeno, cioè se quello non respira e si muore, se io chiudo il naso e la bocca a mani, per quanto sia un carissimo amico, in due minuti vado dall'altro lato a vedere che cosa c'è. Quindi il nostro sistema ha bisogno di respirare, e il nostro sistema ha bisogno di energia che prende dai cibi che noi introduciamo. Quindi noi dobbiamo capire e aiutare il paziente a modificare il suo stile di vita, e quindi il paziente aiuta il medico. È uno scambio, non è una dipendenza. Io cerco di creare una collaborazione in tutto questo. A questo punto la cosa importante qual è? Che il tamburo del fonendoscopio sia ben fissato sulla parete. Non un pochino appoggiamo, si sentono, mentre negli uomini questi peli senti dentro, a quel punto non si capisce. Quindi il paziente deve sapere come tenere questo. E chiaramente sulla proiezione dello stomaco, avete visto prima che scendiamo sotto l'appendice xifoidea, si scende sotto circa 2 cm sotto, spostato leggermente sulla sinistra, e lì al 99,9%, a meno che questo qui non ha uno stomaco al contrario, ha dei visceri inversi, troviamo lo stomaco. Abbiamo delle cose che dobbiamo capire, cioè noi facciamo questo, mettiamo il fonendoscopio e poi dopo che cosa si fa? Abbiamo bisogno di 3 punti da comprendere, 3 parametri chiave: tempo di latenza, intensità e durata del riflesso. Tempo di latenza, che vuol dire? Il tempo che trascorre dall'inizio della percussione fino all'ascoltazione iniziale del riflesso. Viene misurato in secondi. Io schiaccio, sto riflesso c'è o non c'è? Immediato o no? Vai. Avanti. La durata del riflesso, quanto tempo dura il riflesso? È un riflesso, anche questo espresso in secondi, dura 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi, 5 secondi, quanto tempo dura? L'intensità del riflesso, cioè questo si riferisce alla dilatazione gastrica, oppure questa intensità è riflesso addirittura a una contrattura, cioè torna su verso l'alto, che è una cosa abbastanza triste quando succede,
ed espressa in centimetri. Si allunga di un centimetro, due centimetri, centimetri, ha una contrazione di un centimetro, due centimetri. Come vi ho fatto vedere Mario prima, tecnicamente è importante la procedura, perché se noi riusciamo a standardizzare la procedura è molto più facile anche per voi fare questo. Quindi il dito al martelletto, molte persone lo appoggiano sopra, oppure li mettono strane queste dita, poi ci sono i pizzicotti. Quindi proviamo a mantenere il dito piegato al martelletto, sulla pelle, dolcemente e con delicatezza. Mario vi ha fatto sentire prima quando lui cominciava a delimitare il cuore, boom, 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 cioè andava con la vanga proprio. Invece la percussione deve essere molto leggera, altrimenti non riusciamo a valutare dove è la curva dello stomaco. E dobbiamo sempre fermarci prima della grande curva. Le percussioni devono essere con linee centripete e radiali, dalla periferia verso il centro, così riusciamo a prendere. Il medico preme intensamente. Per tutto quello che ha detto Simone prima, io non voglio cercare cose particolari, difficili, che poi col tempo verranno avanti. Sergio è bravissimo a fare delle, ovviamente, fa delle cose incredibili, ma io non sono bravo. Quindi schiaccio intensamente, se c'è non c'è riflesso. Schiaccio come se accendessi l'interruttore. Io schiaccio l'interruttore e si accende la lampadina. Non schiaccio, non è un pochino. Cioè io schiaccio un pochino l'interruttore, forse si accendono mezze luci. No. O c'è o non c'è, perché quel fenomeno dell'entanglement, attivo o non attivo, sì o no, sistema binario 0-1. Quindi vado a schiacciare intensamente con un dito su qualunque punto del precordio, ovviamente sulla proiezione del cuore. Quando lo stomaco si dilata simultaneamente alla pressione intensa, è presente nel 90% dei casi questo reale rischio congenito. Quindi se io schiaccio intensamente e ta mi parte lo stomaco, oi oi, andiamo a valutare, io vedo che c'è un'informazione in più, faccio la VES, faccio la proteina C reattiva, faccio l'emocromo, sono informazioni che io prendo facendo degli esami. Facendo questa semplice manovra io ho un'informazione in più, io schiaccio, si dilata simultaneamente, c'ho un rischio. Poi possiamo vedere se c'è o non c'è la malattia valutando altre cose, ma io in questo momento voglio solo capire, e domani uscirete da qui, mi auguro tutti, comprendendo che schiacciando c'è o non c'è un rischio. Poi andiamo a vedere tutto il resto. Percussione ascoltata. Vado a delimitare la curva dello stomaco. Vedete, questo è Sergio che mi sta visitando, era chiuso. Che sta visitando e va a delimitare la grande curva dello stomaco. Una volta delimitato la curva, pressione intensa. Appena c'è la pressione intensa, pum, parte questo riflesso. Fortunatamente a me non è partito, quindi io sono se non c'è dilatazione gastrica simultanea, lo stomaco si dilata soltanto dopo 16 secondi, vuol dire che non c'è problema. Ma dobbiamo stare attenti a questo, ai falsi negativi, perché questo può essere un problema. Come tutte le metodiche abbiamo falsi negativi, io faccio la risonanza magnetica, possiamo avere un falso negativo, addirittura una PET, ho visto adesso c'è stato un falso negativo, tutte le metodiche hanno dei falsi negativi. Grazie. Falsi negativi, quindi che succede? Io ho questo test negativo ma non mi fermo, voglio andare a ricontrollare, voglio andare a rivedere se effettivamente è così. Quindi calcolo con precisione un'altra volta la durata del riflesso gastrico specifico, ripeto la valutazione, valuto il segno di Mastroianni, cioè la durata dell'abbassamento del margine inferiore del fegato durante la pressione intensa sui relativi trigger point. Nel presente caso rispettivamente su quelli della stimolazione della serotonina e su un punto qualunque del percorso. Cioè io vado a vedere se il sistema risponde, devo andare a valutare se questo entanglement funziona. Perché può darsi che per qualche motivo qualunque non risponda in quel momento, io non so perché, ma vado a fare delle controprove e quindi vado a ricontrollare tutti i fenomeni. Ripeto un'altra volta il riflesso gastrico specifico dopo la manovra di Restano, cioè quali manovre sono? Il test dell'apnea, induco già un'acidosi,
perché non lo faccio respirare, oppure stringo i pugni perché cerco di terminare un'acidosi per controllare se c'è o meno questa risposta. Un'altra manovra importantissima è la manovra di Bardi. Per escludere falsi negativi è sufficiente ripetere la ricerca della costituzione del reale rischio congenito dopo aver stimolato la secrezione di GH, cioè esattamente sopra il meato acustico, 2 cm sopra il meato acustico. Mediante una pressione digitale, questo è medio intensa, applicata per 10 secondi sopra la proiezione cutanea di questo centro neuronale. Nel soggetto con segno di Minaldi, cioè quello di terreno oncologico, e nel segno di Gautino, cioè quello di cardiopatia, positivi alla valutazione di base, il medico valuta una seconda volta il riflesso gastrico aspecifico dopo la manovra di Bardi, durata di 10 secondi, confrontando i due valori relativi all'intensità del riflesso gastrico aspecifico. Questa aumenta significativamente di almeno 3 volte. Che senso, anche 3 volte è quando è positivo. Esatto, grazie.